Buonasera amici, dodicesima puntata di Basket Time che apriamo appunto con la vittoria della Grissinbonu, una vittoria che è stata sofferta, è stata al cardiopalma, è stata quello che volete. Si è visto davvero di tutto nella partita di domenica al Palabigi contro Trieste, una Grissinbonu che era partita fortissima, poi come purtroppo le capita, è già capitato, e anche una settimana prima le era capitato, si è fatta rimontare, una Trieste che non ha mostrato grandi cose, ma era meritatamente avanti, addirittura a un certo punto di 13 lunghezze. Poi la reazione di orgoglio, di voglia, di intensità della squadra reggiana che ha vinto la partita con un canestro finale a 2 secondi e mezzo dalla fine di Gal Mekel e soprattutto 4 minuti di intensità e di sostanza, quello che forse nel centro di questa partita era un po' mancata. Parleremo ovviamente di questo, del prossimo avversario, ormai il copione lo sapete, di Venezia, perché è la prossima avversaria della Grissinbonu. Daremo un'occhiata anche un po' più avanti, perché questa poi è l'ultima puntata dell'anno di Basket Time, quindi ci sono tante partite e noi ci ritroveremo dopo che Reggio ne avrà giocate sostanzialmente altre 4, quindi cercheremo di guardare un po' più là finché si può, ovviamente, anche se il guardare partita per partita è sempre un mantra importante. Con voi ovviamente 334 720 9001, vostri messaggi sui social che stanno già arrivando. L'ospite l'abbiamo presentato ieri come ci pareva opportuno fare con una grafica corretta, e allora lo presentiamo subito. Bentornato a Basket Time a Leo Candi. Ciao Leo, bentornato. Buonasera, buonasera a tutti, Così non puoi grazie più dire che non ti per... Esatto, era l'anno scorso, non si sa perché, però. No, No, lo so perché, scherzo, lo sai scherzo, perché. sto scherzando, sto Ok, anche perché eri sempre scherzando. rotto. No, scherzo. Poi con noi Pietro Chierici. Ciao Pietro, bentornato anche a te. Ciao, buonasera a tutti. Eri indeciso se salutare o no? Sì. Ok, Leo, parto da te. Insomma, una partita che alla fine ti lasci 2 punti. Era quello che serviva, e secondo me in questo momento occorre guardare quello. Poi nei giorni successivi, cioè oggi, eccetera, si comincia a guardare anche quello che eventualmente non ha funzionato. Parto dal lato positivo, una grande reazione nel finale per recuperare una partita che eravate riusciti a complicare tremendamente. Sì, è stata una partita secondo me difficile perché comunque Trieste ha giocato una buona partita e noi appunto abbiamo avuto un po' di alti e bassi come spesso ci capita, però secondo me l'importante era vincere perché volevamo riscattarci dalla sconfitta di Treviso e davanti al nostro pubblico era importante. Domenica c'è un'altra partita molto importante, quindi volevamo vincere, alla fine ci siamo riusciti. E questa è una cosa molto positiva che ci dobbiamo portare dentro e niente, lavorare con positività e fiducia e carica. Cos'è successo al 35esimo, quando eravate sotto di 13? Il pubblico cominciava anche un po' a rumoreggiare, perché insomma una partita del genere sarebbe molto difficile digerirla in caso di sconfitta. Lì cosa è scattato? È nata un'energia possesso dopo possesso, o vi siete un attimo fermati a guardare un attimo e detto qua non si va avanti così? No, sicuramente ci siamo un po' resi conto che eravamo un po' spalle al muro, come si suol dire, nel senso che eravamo partiti con l'intenzione di vincere la partita e eravamo sotto nel punteggio, quindi l'unica cosa che potevamo fare era appunto provarla a vincere. E niente, no, abbiamo messo in campo tutto quello che avevamo dentro, credo, per portare la partita a casa, l'abbiamo fatto. E niente, adesso deve essere un mini punto di partenza da cui ripartire. E come ho detto prima, adesso resettare tutto. So che si parla sempre della partita precedente, però adesso dobbiamo già pensare alla prossima, che secondo me è molto importante. E quindi andare avanti così, dai. Pietro, che partita è stata? Mondo Vecchi ha detto che abbiamo giocato 8 minuti, ed è vero, eh? Abbiamo fatto il conto, Reggio ha dato sostanzialmente 28 punti di scarto a Trieste nei primi 5 minuti e negli ultimi 4, sono 9, ma ok. Poi in mezzo però c'è dell'altro, e lì alla fine c'è sempre qualcosa che salta agli occhi e che ti lascia quell'amaro in bocca. Assolutamente, io non so da dove iniziare, cioè non so da dove iniziare sia anche di fatto, nel senso che da che parte bisogna guardarla questa partita, no? Bisogna guardarla dall'inizio e dalla fine, oppure nella parte centrale che è stata piuttosto lunga, ecco, perché non è stata una sbandata di 5 minuti, di 10 minuti, è stata una sbandata notevole.
Secondo me questa squadra deve risolvere un problema che ha un po' da tempo, non è la prima volta che lo diciamo, è che sembra che questa squadra riesca a stare in campo, cioè a stare in campo stanno in campo tutti, però dia il meglio solo con un quintetto, non dico 5 giocatori, ma quando questa squadra ha fatto qualcosa di buono c'erano in campo sempre determinati giocatori, e questo è un problema, non perché non siamo contenti che questi giocatori, che poi se vuoi iniziamo anche a fare dei nomi, questo è sicuramente positivo, però con solo questi giocatori, questi 3 giocatori adesso più o meno, poi ci sono state anche delle partite buone diciamo sull'altalena di altri protagonisti che si sono appunto affacciati a volte con buone prestazioni, però è troppo poco. Troppo poco, nel senso che se noi per vincere abbiamo bisogno che sia sempre in campo Mikel, abbiamo visto che l'abbiamo visto nella prima parte di stagione, è reduce da un infortunio, fa fatica a stare sempre in campo. Nel secondo tempo lo staff ha deciso di tenerlo sempre in campo perché gli ha fatto fare 8 minuti di fila nel terzo quarto e gli ha fatto fare gli ultimi 8-9 minuti del quarto quarto. Ha giocato 17 minuti, se non l'ho visto male, nel secondo tempo. È stato sicuramente decisivo. Un altro giocatore che è un solito sospetto, nel senso che quando è in campo la squadra fa qualcosa di buono, è Leonardo Candi, che abbiamo qua di fianco. Ha ragione Mondo nelle puntate precedenti, o meglio, nei post partita precedenti, a indicare in Leonardo spesso e volentieri il migliore in campo. Ma perché? Perché sostanzialmente Leonardo, quando si vince, purtroppo, no, ma lo spiego questo purtroppo è in campo, purtroppo, ripeto, è un per fortuna che c'è Leonardo, però il problema è che la partita è fatta di 40 minuti, noi abbiamo bisogno di tutti, abbiamo bisogno di Fontecchio, abbiamo bisogno di Pardon, abbiamo bisogno di Owens, che questa partita in realtà ha fatto una buona partita, però dicevo prima dell'altalena proprio per questo motivo, abbiamo bisogno assolutamente di un upshot sempre concentrato e non altalenante anche in difesa, ha fatto diversi errori in difesa anche in questa partita. Insomma, adesso senza andare a toccare tutti i giocatori, ovviamente non possiamo citare, ma secondo me ne parleremo, qualcuno sì. nei messaggi stanno già arrivando. Citerà un giocatore che citeremo appunto dopo nei messaggi, è troppo poco, ecco, quindi questo è il problema, ok? Quindi Mikel, Candi, ok, una volta Pardon, una volta Owens, benissimo, una volta all'inizio Vojvoda, poi purtroppo non più. Adesso Owens non va bene così. Leo, tu sei in campo perché dai quello che a questa squadra manca, vale a dire quella intensità e quel gioco sporco, ma sporco nel senso positivo, che Reggio probabilmente non ha. Cioè, a me sembra che siano tutti giocatori di una pulizia tecnica e di un talento clamoroso. Poi quando la partita diventa brutta, cattiva, Reggio diventa una squadra che è veramente un anillino annichilito molto spesso, e non è un caso che tu sei in campo. Sì, purtroppo sono in campo. Purtroppo sei in campo, no. Avanti così, insomma. No, a parte gli scherzi. No, come hai detto tu, secondo me siamo una squadra molto talentuosa e quindi in attacco abbiamo veramente tanti punti di riferimento a cui poterci affidare, perché comunque basta guardare anche i tabellini delle partite, qualcuno va in doppia cifra, un'altra partita va un altro, quindi il problema secondo me non è tanto l'attacco, il problema è la nostra difesa, che comunque va di alti e bassi, ecco, quindi ci stiamo lavorando e
siamo consapevoli del fatto che per vincere le partite bisogna difendere, non si può giocare solo in attacco, quindi ci vuole un po' più di aggressività e niente, poi come si può vedere nelle ultime partite, quando anche difendiamo più forte riusciamo anche ad essere più incisivi in attacco, quindi invece quando magari difendiamo peggio in attacco siamo poco incisivi e produttivi, quindi secondo me questa è una cosa su cui dobbiamo lavorare. Anche a Treviso avevamo giocato un primo tempo veramente perfetto e poi dopo purtroppo ci siamo un po' arenati, comunque stavamo quasi per rimetterla in piedi perché comunque a 2 minuti dalla fine eravamo pari, meno due, quindi era una partita che a Treviso meno due a 2 minuti dalla fine è comunque un risultato da tenere in considerazione, però sì, dobbiamo fare questo passettino in avanti in più. Poi non sono io che lo deve dire, però chiaramente ci stiamo lavorando e dobbiamo soltanto continuare a essere positivi e tranquilli, perché comunque il nostro destino passa attraverso le nostre mani, perché abbiamo queste ultime 4 partite che sono veramente importanti ed è un calendario che se dovesse andare bene si può guardare al futuro con buoni, molto ottimisti, ecco. Ma te la giro, perché allora Reggio fa 87 punti, ne fa 90, ne fa 85 e ha questi minuti di break? Cioè, perché è così forte in attacco Reggio ma ha questi blackout? È più una questione forse mentale, perché nel momento in cui Reggio smette di difendere, smette anche di attaccare, è proprio un aspetto legato forse alla vostra sicurezza tecnica, a quello che ancora non avete, perché casomai avete un giocatore che dovrebbe essere quello che dà i ritmi, che c'è stato e non c'è stato, un giocatore che casomai vincola alcuni giocatori, cioè non lo so, sto provando a buttare lì tutto quello che mi viene in mente, però sono blackout oggettivamente totali da una parte e dall'altra. Poi vi riprendete e piazzate 30 punti a Trieste in 10 minuti. Ma adesso io non voglio entrare proprio nei dettagli, però sicuramente quello che hai detto tu è un po', con una parola che si può riassumere, equilibrio. Quindi secondo me dobbiamo e stiamo lavorando per trovare un po' il nostro equilibrio, perché comunque dobbiamo trovare un equilibrio tra la nostra difesa e il nostro attacco, ecco. Quando riusciamo a essere aggressivi in difesa, così riusciamo anche in attacco a fare veramente bene, quando non lo siamo facciamo male in attacco, quindi trovare un pochino questo equilibrio che ti porta a essere solido in difesa e quindi aggrapparti quando magari in attacco non fai più canestro alla tua difesa, invece il contrario quando sei in attacco. Assolutamente sì, e questa sarà probabilmente la cosa più difficile, Pietro, da mettere a posto, cioè quella che a oggi, chiaro che lei non lo può dire, lo diciamo noi, pare lontano dall'essere risolta, perché non siamo al dettaglio. Qui ancora bisogna trovare il veleno, come si dice, cioè qual è il motivo? E questo è anche Buscaglia, secondo me, anche da interviste post partita, si è dimostrato relativamente preoccupato. Cioè, è chiaro che lui conosce la squadra alla perfezione, però mi è sembrato un allenatore che comunque anche lui sta cercando di capire quale sia il motivo di questo up and down. Anch'io sono... Ho qualche dubbio, soprattutto mi rendo conto che questo è un po' il discorso del... Il dubbio se è nato prima l'uovo o la gallina, cioè noi ci dobbiamo concentrare in difesa per poi trascinarci in attacco e come un po' ha detto Leo, cioè dalla difesa parte l'attacco e come anche onestamente penso un po' io, oppure questa squadra invece deve sciogliere le briglie, diciamo così, in attacco, sì. E invece la difesa non sarà mai perfetta. Ci sono delle squadre che senza andare sempre nel solito cliché di Meo Sacchetti, dell'allenatore Meo Sacchetti, che però non è che diciamo trattavano la difesa come secondaria, però sicuramente mettevano l'attacco, diciamo, sotto i riflettori. E posso interromperti? Sì, un altro cliché che secondo me bisogna un po' scrollarsi di dosso è la Trento di Buscaglia. Ragazzi, dimentichiamocela, questa è un'altra squadra, tecnicamente un'altra squadra,
non saremo mai una squadra che ne prende 65, probabilmente. È chiaro che se lo diventeremo, probabilmente lotteremo ai vertici, ma non lo saremo. Abbiamo altre caratteristiche. Bisogna lavorare per limare la scarsa difesa di adesso, che ovviamente non è possibile proseguire su questo livello, ma non saremo mai la squadra che concede 65 punti. È abbastanza importante l'appoggio, l'ultimo appoggio che avete visto di Leo. Ti ha detto che purtroppo in campo, adesso devo recuperare. No, ma... Allora, sì, non saremo mai la squadra che concediamo 65 punti, bisogna capire quanto però questi problemi di concentrazione incidono dentro di noi, perché noi poi alla fine, Alessandro, noi siamo anche la squadra che nel secondo quarto ha fatto 10 punti, se non ho visto male. E poi, cioè, è sempre il solito tema, cioè se tu arrivi a Trieste con un allenatore, direi sulla graticola. Sì, assolutamente. No? Ok. Arriva e viene palla 2 meno 15. A questo punto, non so, smettiamo di giocare oppure mettetela come volete. È chiaro che anche una squadra in difficoltà dice: oh, ma sai che alla fine questi qua ci tengono in partita, a questo punto ci possiamo provare. E dopo cosa ti capita? Ti capita un terzo quarto dove loro stirano 6 su 7 da 3, perché arrivati a quel punto lì entrano un po' in fiducia, e dopo il 6 su 7 da 3 chiaramente ti sotterra. Quindi tu puoi anche fare un quarto da oltre 20 punti, ma loro ne fanno 32 nel terzo quarto e la partita è quasi andata. L'abbiamo riacciuffata per i capelli. Però, onestamente, come abbiamo detto, come ho detto nel post partita, secondo me questa vittoria è importantissima, 2 punti d'oro, fa anche morale, spero che la squadra un po' di questo morale ne tragga giovamento, però dal punto di vista dell'analisi, cioè, noi dobbiamo trattare questa partita come se avessimo perso, perché, cioè, dobbiamo fare... Per vincere con Venezia, guardiamo non troppo lontano, guardiamo solo la prossima partita. Ecco, la prestazione con Trieste siamo sicuri che non basterà. Assolutamente no, anche perché Venezia è in difficoltà, non ha mai vinto una trasferta fino adesso, però è quella che domenica, se non ci fosse stato uno sciagurato 0 su 2 ai liberi di Bramos, probabilmente avrebbe vinto con Milano. Poi sappiamo che Milano giochicchia in campionato, che però insomma, Venezia se l'è assolutamente lottata. Leggo un po' di messaggi perché ne stanno arrivando davvero tantissimi, così ce ne togliamo un po'. Questa girandola di cambio nel primo quarto dopo un'ottima partenza, mi spiegate il motivo? Fontecchio è cambiato dopo 5 minuti dopo ottima partenza. Il motivo è che evidentemente il coach ha valutato che fosse necessario un cambio. Cioè, un cambio non viene fatto nel tentativo di peggiorare la situazione, sempre. C'è sempre un'idea di cercare qualcos'altro anche rispetto agli adeguamenti avversari. Secondo me c'era un motivo, adesso purtroppo non c'è stato un doppio cambio, secondo me non so se c'è stato un fallo, però sì, cioè io non me la sento di, diciamo, di indicare una rotazione troppo ravvicinata nei minuti, perché poi alla fine la rotazione è sempre quella più o meno, come la causa della sconfitta. Questa partita è entrato ad esempio Infante, che anche questa mi sembrava una cosa che ci potesse stare in questa partita dove giocavamo in casa senza gli Arsan, no? Cioè, secondo me adesso io non penso che Buscaglia abbia messo dentro Luca Infante per questo motivo, ma io dalla tribuna ho pensato: oh, questa potrebbe essere la partita in cui ci serve anche Luca Infante, perché comunque giocare senza gli Arsan non è facilissimo. Ecco, adesso ne ho sentiti anche tanti di persone che sono venute al palazzo, che hanno detto: oh, senza gli Arsan però non è proprio lo stesso palazzo, quindi... Ci stanno arrivando tanti messaggi sugli Arsan, dopo cercheremo un po' di chiarire il discorso, perché secondo me non è stato ben compreso. Leo, sei il mio idolo, sono Nicolò Candi, auguri di Natale. Beh, grazie. Così usciamo un po' dal grazie contesto. Altrettanto, esattamente. Ciao a tutti, sempre lo stesso telespettatore. Ritorna la vittoria che dà morale alla squadra in preparazione alla partita con Venezia. Candi, devo farti i complimenti perché tu nel finale
alla squadra, hai dato la scossa, con Michele avete rimontato e dato due punti importanti alla squadra. Ma le Final Eight le vedi vicine? Questa è una domanda trabocchetto dopo un'analisi. Finalmente ho visto in campo i fan, è stato emozionante per te vedere Infante in campo. Ah, per me? Sì. Personalmente? È sempre un'emozione vedere Luca in campo. No, lui era entrato anche a Sassari e niente, no, fa piacere comunque che anche Infa abbia qualche minuto a disposizione, perché in allenamento si sbatte sempre e quindi non è che, cioè, fa piacere comunque vedere un proprio compagno che gioca, quindi mi ha fatto piacere. E vorrei chiedere a Leo come mai secondo lui riesce a incidere sulla partita molto più spesso in casa piuttosto che in trasferta. È una tua questione di feeling e mentale? Ma oddio, adesso tu ci provi sempre, cioè. Sì, nel senso, io entro sempre in campo per provare a dare il mio contributo, non sempre mi riesce, però ci provo sempre, ecco. No, magari in casa c'è più pubblico a favore, quindi magari, siccome io sono un giocatore che fa della difesa magari il proprio punto di forza, magari in casa riesco a essere un po' più incisivo rispetto in trasferta, però ho fatto anche qualche buona partita in trasferta quest'anno, quindi secondo me non è soltanto un fattore casalingo meno. Assolutamente sì. Bravo ad avversare in extremis una partita, poi basta. Se invece di sfondo gli arbitri avessero dato fallo a Michele, saremmo qui a piangere. Vabbè, era fallo, ragazzi, se avessero fatto 100 punti... Grande sciocchezza dopo una tripla allucinante. Trovata, diciamo così, sempre da Jones, tripla, esperto. L'azione dopo che doveva, diciamolo, palleggiare verso, cioè non doveva neanche andare a cercare l'appoggio, ma rosicchiare canestro. 24 secondi per la fine. Sì, forse 30, però comunque... Sì, una sciocchezza totale. Palleggi e... Tanto netto sfondamento, quindi... Frosin ha detto che la squadra non si tocca, ovvio, con un futuro societario così fumoso non ci sarà nessuna motivazione, per cambiare Johnson Odom. Comunque, scusa, no, però ha ragione, no, il fatto che comunque... No, la partita resta negativa, ovvio. No, sì, anche quello prima che, giustamente, sì... siamo stati lì per perderla, certo, no? Certo. Anzi, sfondo di Michele e altri episodi che ovviamente senza i quali non avremmo vinto, quindi certo, ci mancherebbe. Volevo chiedere a Leo se sono così consci dell'importanza di andare alle Final Eight, che per farlo occorre vincere 3 partite su 4. Gli ultimi anni hanno dimostrato che chiunque vi partecipi dalle Final Eight può vincere la Coppa Italia, che sarebbe davvero un bel trofeo da esibire al Palabigi. Secondo me voi ancora non ne volete parlare. Scusa, Ale, ma 3 su 4 secondo te? 3 su 4 vai 18, sei dentro praticamente certamente. Ah, pensavo 2 su 4 no. 2 su 4 vai a 16. Sto dicendo dell'ovvietà, però cioè, no, sono dei matematici. Però casomai Mirko Zucchi, ma allora mandaci la classifica così, visto che stiamo facendo un ragionamento ad alta voce, lo facciamo con una base che i telespettatori possono vedere. E il discorso Final Eight è presto fatto. Si rubano punti tutti, sì, però in questo momento... la quota Final Eight è molto più vicina a essere 18 che a essere 16, perché per come si sono incastrate alcune partite oggi la quota playoff è 14. Ci sono squadre che hanno già giocato, c'è una squadra che ha già giocato 13 partite, Roma, non guardo Milano perché la consideriamo già andata, e poi ci sono tante squadre che ne hanno giocate ancora 12, così come Reggio. È chiaro che però siamo lì in mezzo, difficile secondo me essere certi, poi ci si andrà probabilmente a 16 anche, sì. Ma difficile essere certi di una Final Eight a 16 in un posto che non sia l'ultimo, perché è chiaro che se vai alle Final Eight a 16 ci andrai sicuramente, se ci andrai col doppio confronto, esatto. Con ovviamente dipende chi, quindi esattamente. Poi se guardiamo al doppio confronto, Reggio è avanti con Cremona, le due davanti, Milano e Sassari, le togliamo, e dietro con Brescia, due deve ancora affrontarle, è davanti a Varese, Venezia deve ancora affrontarle, dietro con Treviso, le altre, quelle a 10, vabbè, metto Venezia perché è Venezia, ma quelle a 10 probabilmente sono già lontane, però secondo me è ancora presto, perché c'è talmente tanta gazzarra lì in mezzo che una partita rubata chiaramente tra virgolette di qua e di là potrebbe davvero cambiare il destino delle Final Eight. Leo, però, come obiettivo a breve termine, voi volete andarci? No, beh, chiaramente. Cioè, non è che guardate un po' più in là come crescita, perché dite giustamente la stagione e poi si decide più avanti, però questo è un obiettivo che... No, è un obiettivo che può essere a fatti raggiunto, quindi
cioè, ti viene il pensiero, nel senso non è che siamo giocatori e giochiamo per vincere, tutti vogliamo vincere, quindi non è che andiamo in campo per perdere. Secondo me, come ho detto prima, il nostro destino passa attraverso le nostre mani, perché comunque giochiamo con Venezia, con Roma, Brindisi e Fortitudo, quindi sono tutte squadre, Venezia dietro di 2 punti, e Brindisi, Roma e la Fortitudo sono avanti di 2, quindi alla fine abbiamo 4 scontri diretti, quindi esatto. Se vinciamo secondo me andiamo, se perdiamo non andiamo, quindi alla fine sta a noi. Sì, sì, è molto semplice il calcolo, nel senso che sono tutti scontri diretti, cioè se Reggio perde 2 di queste partite probabilmente queste 2 andranno alle Final 8, cioè purtroppo o per fortuna siamo in questa condizione. Adesso parliamo degli Arsenal, ragazzi, calmo, perché si sta scatenando un po' un flame abbastanza assurdo, tra virgolette, però non sapete cosa si dice, quindi non rispondete da un lato o dall'altro, non insultate di qua e di là, perché calma, un attimo, dopo ne parliamo, perché si sta un po' scatenando una cosa che non è assolutamente sensata, non sapendo i motivi. Andiamo un attimo alla prima pausa e, come sapete, tra pochi minuti, quando lo metterò perché mi sono scordato, ci sarà il quiz, il triple quiz su Facebook, quindi in pubblicità lo troverete perché adesso ce lo metterò, e come sapete dovete rispondere correttamente alla domanda che vi verrà posta per vincere 2 magliette di Basket Time, uno verrà estratto su Facebook e uno su Instagram, e chi risponde correttamente alla domanda appunto avrà questa possibilità. Il 9 giugno 2014 Reggio vinse contro Venezia una gara 6 di semifinale scudetto con soli 7 giocatori disponibili. Non vi chiedo se ve lo ricordate, perché bisogna chiamare la polizia se non ve lo ricordate. Chi fu il top scorer di quella memorabile gara 6 a Reggio? Rimas Kaukenas, Riccardo Cervi o Federico Mussini? È molto molto facile, perché 2 di questi erano purtroppo tra quelli infortunati. Rispondete correttamente, come detto, sui nostri social per vincere la maglietta di Basket Time dagli amici di Triple in centro a Reggio. Prima pausa pubblicitaria, poi seconda parte di Basket Time con l'MVP, gli Arsane e tante altre domande che stanno arrivando per lei. CTR si prende cura di te con diversi servizi diagnostici, tra cui la risonanza magnetica aperta, una palestra per terapie ripetitive manuali, una piscina per la rieducazione funzionale e un laboratorio per l'analisi di movimento e la postura. Ci trovi a Reggio Emilia, in via Fratelli Cervi 59/E. Tonight, it's Christmas night. We're drinking champagne and singing love songs. There is nothing more we want to do. This lovely view of shining lights and snowy weather. Happy time, Merry Christmas. Superstore Conad delle Querce vi augura buone feste. A dormire, vai da Notti d'Incanto e avrai sogni da offrire. Da Notti d'Incanto? Fuori tutto! Per rinnovo showroom! Notti d'Incanto non ti offre solo sogni. Per tutto il mese ti offre anche materassi, letti, reti, poltrone relax. Tutto a metà prezzo. Notti d'Incanto di Luca Vezzali ti aspetta questo mese con il fuori tutto e le proposte a metà prezzo. Nella sala mostra in via dei Gonzaga, Reggio Emilia, in zona Italghisa. Ottica Davoli a Cavriago è la giusta armonia tra professionalità e cortesia. Le migliori marche di occhiali da sole, da vista e lenti a contatto. Il nostro laboratorio è attrezzato con le migliori tecnologie, come il Vision Office per le nuove lenti progressive Varilux 4D. Una visione oltre ogni limite. Siamo centro specializzato per il montaggio interno di lenti su misura. Ottica Davoli, in centro a Cavriago, in via della Repubblica. Lunedì, chiusura completa. Pasta fresca e gastronomia Bellesia. Da Bellesia trovi solo prodotti freschi e genuini. Cappelletti, tortelli verdi e di zucca, lasagne al forno e fritti freschi di giornata, dall'erbazzone fritto al baccalà con colla. Pasta fresca e gastronomia Bellesia, a Rio Saliceto, via Marzabotto 4C. Sta
stagione 2014-2015, mi fa notare Pietro Chierici giustamente, non 9 giugno 2014, ma la gara 6 è quella, quindi anche per contro Venezia di semifinale scudetto non ne abbiamo giocate altre, abbiamo giocato quella. MVP scelto da voi della partita contro Trieste, come al solito su Instagram potete scegliere votando tra due giocatori, stavolta la scelta era tra Leo e Mekel, t'ha battuto di 8 voti Leo in un clamoroso testa a testa fino all'ultimo giorno, 49-51%, come sapete è un gioco, poi ce ne sarebbero giustamente, ci scrivete ogni tanto, ma perché non mettete questo, quest'altro, ragazzi ce ne fa mettere due Instagram, non possiamo metterne di più noi, se no le metteremmo molto volentieri, per una classifica parziale dopo 13 giornate che vede ancora David Vojvoda davanti, seguito a ruota da Gal Mekel, e poi tutti gli altri, Leo rimonta in classifica e aggancia quasi Simone Fontecchio e supera Peppe Poeta e Reggie Apcio, e come sapete a fine stagione poi assegneremo il premio di MVP biancorosso dei tifosi della stagione. Allora, questione Arsan, riassumo tanti messaggi che ci stanno arrivando, anzi ne leggo uno e mi perdonerà questo tifoso se lo uso per essere portavoce di tutti da un lato e dall'altro. Non abbiamo una curva che incita la squadra e trascina il pubblico, domenica a volte sembra di essere più a teatro che in un palasport, peccato, ma ragazzi attenzione, gli Arsan che come sapete sono stati daspati in 7, più ci sono degli altri daspo che purtroppo gravano sulle teste di altri tifosi negli anni precedenti, non sono la fossa, non sono 500. Daspandone una quindicina, una ventina in totale, gli Arsan non ci sono quasi più, restano poche persone e soprattutto sono state daspate le persone che casomai si prendevano l'onere in trasferta in casa di organizzare il tifo. Ci sono tantissime facce che voi avrete già visto che sono ancora lì, non sono stati daspati, ma se non c'è un'organizzazione, giustamente un altro messaggio dice ragazzi non possiamo moltiplicarci noi Arsan, è vero, è questo, non è che non ci fossero per scelta o non abbiano cantato per scelta, non ci sono, non possono venire al palazzo, molto semplicemente. Per chiarire la polemica, perché secondo me si sta attivando, e questo purtroppo i social hanno dato una decisiva spinta errata, una battaglia, una guerra interna tra i tifosi dei distinti che dicono agli Arsan non tifano, gli Arsan che gli rispondono in malo modo. Ragazzi, non possono entrare al palazzo gli Arsan e non sono la fossa, quindi non possono tifare, non possono moltiplicarsi e non sono 500. Se daspi 15 persone della fossa non te ne accorgi neanche, se daspi 15 tifosi degli Arsan te ne accorgi perché il palazzo è vuoto, e adesso ci siamo accorti tutti di cosa voglia dire un palazzo senza tifo organizzato, perché purtroppo domenica, nonostante alcuni, anche bambini, molto bello, abbiano lanciato dei cori durante la partita, è stato davvero bellissimo, purtroppo siamo a questo punto e non è colpa di nessuno degli Arsan, è un daspo e loro non possono entrare al palazzo. Ho chiuso l'argomento perché si stava, come detto, attivando un po' una gogna di risposte, tra l'altro nessuno conosceva i messaggi dell'una e dell'altra fazione, ma è come se vi state rispondendo, non so neanche più parlare italiano, ho bisogno di ferri. Leo, altre domande a te perché ne stanno arrivando davvero tantissime. Ti dice un tifoso, grazie per la carica che trasmetti in campo, vorremmo vederti giocare ancora con più minutaggio, sei un giovane italiano promettente da far crescere, quindi puntini puntini, forza Leo, forza Reggiana, ci dice Romeo, non sei più giovane. No, ormai no, perché in Italia a volte uno è giovane. Peter, vado per i 23 quest'anno. Vai per i 23, ormai ragazzi, quanto ti resta da giocare? No, però lo ringrazio il tifoso e niente, no, chiudo anch'io la parentesi Arsan, comunque sì. Noi anche squadra sapevamo che comunque non era una questione, una scelta. Bravo, per venire contro la squadra eccetera eccetera, quindi eravamo tranquilli e sereni. Assolutamente sì, perché secondo me si è un po', Pietro, moltiplicato una polemica che... Sì, no, ma perché in passato è successo che ci fossero degli scioperi del tifo e di solito arrivavano commenti, messaggi, pensieri di chi non la pensava allo stesso modo. Quando c'è uno sciopero, chiaramente gli Arsan avevano le loro ragioni, il resto del pubblico magari non era questo, invece quella dell'ultima partita effettivamente è un caso diverso dallo sciopero, cioè non hanno fatto sciopero, sì nessuno sciopero, non c'è nessuno sciopero, quindi purtroppo c'è poco da fare, salvo, e io lo spero vivamente perché comunque il tifo al palazzo
è fondamentale, salvo che si riesca a organizzare qualcos'altro che non lo so, che compriamo dei tifosi da dalla posta da Varese, no? E così, no? Comunque, non so. È vero che senza gli Arzani è un altro palazzo, ma il resto del pubblico dov'era? Io sono rimasto senza voce, ma le persone di fianco a me criticavano soltanto, ci dice Robby. E tranquilli, Johnson Odom sarà il migliore con Venezia, ci farà vincere togliendosi finalmente dal blocco psicologico che finora lo ha bloccato. Dai, apriamo l'argomento Johnson Odom. Pietro, a te, Leo, non te lo chiedo per la squadra, ovviamente ci mancherebbe altro, il nostro lavoro. È parso un giocatore, uso un termine forte, che conoscesse un destino che noi non conosciamo. Sai, quei giocatori che giocano, poi alla fine ti ha tirato fuori comunque quelle due o tre giocate, sì, difensive e in attacco, che ti hanno comunque dato una scossa. E qualcuno chiede, ma perché era in campo? Io ho provato a spiegare l'altro giorno sugli analytics di Basket Time. Secondo me lui ha caratteristiche tecniche, cioè attaccare il canestro, che in quel momento per alzare il ritmo ti servivano. Anche quel tiro, perdonami, l'ultima cosa, quella tabellata mostruosa da tre punti, era un tiro che andava preso. Poi è andato malissimo, ma andava preso per seguire il ritmo che la squadra stava tenendo. Era un tiro che andava preso. Io sono d'accordissimo con chi l'ha messo in campo, con ovviamente lo staff, l'allenatore, che secondo me Johnson Odom, anche fuori ritmo, deve essere in campo nei momenti finali per due ragioni. Il primo è che è il giocatore giusto nell'ultimo quarto, perché nell'ultimo quarto a volte una palla rubata oppure insomma un posizionamento non perfetto è il giocatore giusto per il campo aperto, e diciamo nei momenti finali può succedere, ed è successo, e che lui prende, no, abbassa la testa e va al ferro, e questa è una cosa fondamentale. Secondo, perché questa squadra non può prescindere da Johnson Odom. Poi puoi decidere che Johnson Odom non ti va bene e allora fai altre scelte nel roster, puoi tagliarlo, puoi fare quello che vuoi, però fino a quando è qua è qua, quindi non ha senso tenerlo questo, in panchina. È vero che dicevamo brutto, però Leo, è vero che da giocatore, perché hai detto da me che sono un giocatore di infimo livello a valenza zero, da un giocatore, a volte i tiri è più importante prenderli quasi che segnarli, per il tipo di ritmo. Sì, questo secondo me era un tiro che comunque stavamo recuperando all'interno della partita, magari Dario si sentiva di prenderlo e ha fatto bene a prenderlo, cioè senza togliere niente. No, secondo me ha giocato anche l'ultimo quarto con una giusta lucidità, perché mi ha passato la palla anche quando io ho sbagliato la bomba, per dire, quindi cioè, non ha guardato solamente il tabellino personale oppure andare a segnare, ha cercato comunque di coinvolgere tutti, ha difeso anche molto forte e quindi ci ha aiutato, quindi secondo me magari non sta trovando tanto ritmo in attacco, però comunque si impegna da fare il suo, quindi secondo me è un giocatore comunque che ci serve e che c'è molto utile, ecco. È chiaro che una delle sfide, Pietro, che Buscaglia ha sul tavolo in questo momento è di trovargli una giusta collocazione tecnica assieme a Mikel, e io ci metto dentro anche David Vojvoda, perché secondo me sì, quei tre lì si gira per trovare il ritmo per tante cose di questa squadra. Allora, Johnson Odom io non lo so, perché non so, guardando la partita con Trieste ho sinceramente pensato che lui potesse essere il classico giocatore che fra qualche partita tagli e provi qualcuno di diverso. Io non lo so, non lo so se sia la cosa giusta da fare o meno. So che secondo me bisogna pensarci. Dico anche, per anche essere onesto, che se noi tagliamo Johnson Odom è un po' il capro espiatorio, nel senso che questa Posso squadra... Che adesso non si parla di taglio di Johnson Odom. Perché questa squadra, cioè il problema di questa squadra secondo me non è Johnson Odom, o almeno lui ha sicuramente le responsabilità, ma non è l'unico. Ci sono
diversi giocatori che non stanno dando il meglio per tanti motivi, anche fisici, quindi cioè, voglio dire, non è neanche, fra virgolette, questione di colpa o non colpa, di ci aspettiamo di più o di meno, anche fisici, perché ovviamente con Michele al 100% secondo me vedremo tanti giocatori rendere in maniera completamente diversa. E, è compito dello staff trovare un modo di far rendere Johnson Odom all'interno del attacco e difesa, perché poi dopo Johnson Odom anche in difesa va un po' a fasi alterne, che sia soddisfacente. Al momento non lo è, cioè adesso è chiaro che senza Mikel e con qualche giocatore che non rende al meglio, questo aspetto è ancora più lampante, il tema di Johnson Odom. Però come abbiamo detto l'altra volta, Owens, Johnson Odom, Mikel, ok, sono loro tre, cioè poi dopo sono loro tre le stelle della squadra, sono loro tre i giocatori di riferimento, per non dire più pagati, senza entrare in questo tema, ok, noi dobbiamo guardare lì, perché è lì che si fa la differenza fra una squadra vincente o non vincente in termini di vittorie e sconfitte. Poi dopo possiamo discutere se Pardon ce l'aspettiamo, come mai ha sbagliato la schiacciata, ce l'aspettiamo un po' meglio, un po' peggio, possiamo discutere di tanti giocatori, però ripeto quello che ho detto l'altra volta, quei tre giocatori lì, noi dobbiamo guardare quei tre giocatori lì. Penso anch'io che sia così, assolutamente. Ragaz Chilomarca al centro di Venezia, lo sloveno, chi è che ha i chilogrammi per te? Lo sloveno, forse intendi Widmar. Quello, il problema è un altro. Esatto, perché ragazzi, Widmar. Però dopo ne parliamo, aspetta Pietro, sovrapponiamo i discorsi, però cioè. Allora però di a quel telespettatore di mandare il messaggio dopo. Non mai di leggerlo dopo, ma Leo, bravo ragazzo, molto simpatico, ma un bel arrestatino ogni tanto. Poi c'è anche un rafforzativo reggiano che non posso leggere in televisione. Comunque complimenti per la reazione, perché quando vai in modalità agonismo mi carichi un sacco. C'è un tifoso che ti dice: 2 anni dopo attacca il ferro, vale ancora, lo puoi fare. Te l'hanno detto forse 2 anni fa. Vabbè. No, segno. Segna, esatto. Cioè, avevi iniziato benissimo da precampionato, prima di campionato, benissimo da 3. E poi? No, lì ero intanto, cioè nel senso, eri, cioè ti avevo visto veramente ottime percentuali. Adesso è un po' di sfortuna, poi alla fine. No, non è sfortuna chiaramente, però quest'ultima partita ho fatto 0 su 4, quindi un po' si è abbassata la percentuale, però comunque secondo me non stavo tirando malissimo da 3 punti. Sto prendendo. Sì, forse hai ragione, forse tiravi molto bene all'inizio, non so se hai fatto anche dei... Tiravi il 57 nelle prime 3 partite. Sì, esatto, poi quindi dopo sì, fatto... forse ero no, stato no, vabbè. Abbagliato da quelle percentuali. No, secondo me ho preso tutti i buoni tiri comunque dall'inizio della stagione, ho forzato poco e niente, devo soltanto segnarli, ecco, l'ultima partita con Trieste appunto non ho segnato da 3. Sono piccole cose, piccoli dettagli che magari quello che ho prestato la riga da 2 sì, invece me la danno da 3, già adesso stiamo parlando di 33%, quindi cambia tutto, per dire, cioè sono cavolate, però comunque io ci sto comunque lavorando e secondo me rispetto all'anno scorso, che ho un ruolo anche diverso all'interno della squadra, comunque sto prendendo i tiri che devo prendere, ecco, quindi quando poi li segno faccio canestro, bene, domenica da 3 ho sbagliato. Beh, adesso però quella più importante. Sì, poi a Treviso ad esempio ho fatto, non è che tiro tantissimo, però ho fatto 1 su 2, quindi cioè nel senso, secondo me devo continuare a lavorare sul mio tiro, sull'attacco tutto, e comunque ci sto lavorando, non è che non ci sto lavorando, anzi ci sto lavorando tanto. E niente, poi magari c'è la domenica che faccio il 3 su 3, 4 su 4, poi dopo verrà l'obiettivo di avere sempre la continuità, di magari invece che fare una domenica 3 su 3, l'altra 0-3, di fare 2-3, 1-3, però
comunque ci sto. Con Venezia 3-3, 3-3, quindi No, non lo so. No, allora, quando segnerai il canestro, ti volti verso la tribuna stampa e ci vedi. Lo aspettiamo. Ma come fate a dire che Candy non deve giocare? Vi siete accorti o no che è uno dei migliori per plus minus quando vinciamo? Vergognatevi. Grazie. Penso che dica noi. Benissimo. Diffide, ragazzi, stanno continuando ad arrivare una marea di messaggi sugli Arslan. Faremo una puntata. Casomai adesso proveremo a organizzare una puntata particolare, perché è un tema troppo spinoso e se non si conoscono le cose, vi garantisco che ci si fa delle idee sbagliate. Mi dispiace, ma smetto di leggere perché la puntata deve andare avanti e altrimenti andiamo veramente a parlare di altro. Questa squadra non mi fa innamorare, il pubblico di Reggio si innamora delle squadre e giocatori che lottano in difesa, qui ce ne sono pochi. Leo, perché non tiri di più da tre punti? No, non lo so, io come ho detto prima cerco sempre di tirare i tiri che comunque non siano forzati, ecco, quindi un tiro quello che mi capita di tirare, giocando in un ruolo appunto in cui devo fare più la guardia rispetto al playmaker, cerco di aspettare il mio momento e tiro quando mi sento libero e che sia il tiro giusto, ecco. Grande Leo, devi giocare più minuti, sei fondamentale per la nostra squadra, speriamo che il coach lo abbia capito. Dopo facciamo anche le domande extra basket. Lo dico da inizio stagione, aver confermato per mancanza di alternative di Gioia in estate è stato un errore, non va bene per una squadra come una squadra di Buscaglia, un giocatore giusto per una squadra da salvezza, non finirà la stagione con noi. Grande Leo, ma sinceramente entrare e uscire dal parquet con l'ovazione del palazzo, cosa si prova? Durante la partita? Non chiedermi. No, per un giocatore è sempre... Una cosa che ti capita quasi sempre ultimamente, cosa si prova, scusa? È sempre gratificante, comunque quando oppure esci da un cambio, oppure anche quando finisci la partita, comunque tutto il pubblico ti incita eccetera, è veramente bello, ecco, io personalmente provo tanta carica e quando ci incitano così io mi gaso, ecco. Quindi io sono un giocatore fatto così e si è visto poi il tuo canestro fallo alla fine, sei andato davanti. Sì, ho fatto un po'. Devo anche imparare a farlo nel momento giusto, non sempre, perché dopo il troppo stroppia, però ci sto lavorando. Però su questo mi hai dato un assist a proposito, mi sembra che uno degli aspetti del tuo gioco dove tu sia migliorato maggiormente sia nel controllo della tua energia in campo. No, mi fa piacere. No, perché sai che a volte si diceva Candy, a volte spende il fallo, anche Max Menetti diceva sempre, a volte abbiamo bisogno di lui, ti spende il fallo di intensità uno, poi dopo un po' te ne spende un altro, devo toglierlo. E il doppio fallo su due azioni consecutive ti è capitato spesso negli anni passati? Sì, ma di intensità, adesso, proprio di voglia. Sì. Adesso mi sembra che invece questo aspetto sia quasi annullato. Adesso cerchiamo di mantenerlo, di non regredire, no. Sì, è un aspetto che comunque... ci ho lavorato tanto anche l'anno scorso, che comunque è stata una stagione non positiva, e quindi quando le cose non vanno bene rifletti tanto e quindi mi è servito tanto e credo appunto di essere migliorato sotto questo punto di vista. Poi è il mio terzo anno in Serie A questo, quindi comunque ho già conosciuto tutto l'ambiente, venivo dalla 2 io, quindi per me era tutto nuovo all'inizio e quindi io giocavo come con l'intensità, eccetera, la voglia che giocavo in A2. Chiaramente la Serie A e la Serie 2 sono due cose completamente diverse. Ho avuto un po' di tempo, cioè, ci ho messo un po' di tempo per ambientarmi, però credo che comunque sotto questo punto di vista sia migliorato tanto e mi fa piacere che me l'abbiate detto, e quindi vuol dire che sto lavorando bene e devo soltanto continuare così. Assolutamente sì. Andiamo a vedere i risultati e classifica della Serie A, ricordandovi che stanno giocando in Eurocup, sta giocando Brescia, ha vinto Bologna a Monaco, pertanto sarà primo nel girone, andrà alle Top 16, alle Last 16 come prima squadra. Brescia è sotto di 1 all'intervallo, manca ancora poco all'intervallo, scusate, ma il play by play dell'Europe
dell'Eurocup è saltato e quindi posso leggere solo il parziale 35-36. Non gioca Spencer Butterfield per Nanterre, sta giocando contro Nanterre, so che interessava tantissimo questa notizia. Tra poco vado a ripescare anche Milano, mentre Mirko Zucchi 36 pari di Milano, grazie Petro. No, 36 pari di Brescia, scusa. Ah, ok. Questa è la classifica, è il turno della settimana appena trascorsa, una settimana che ha visto confermare Bologna lassù in testa, perché Bologna, come sapete, usciva da una sconfitta settimana scorsa. Milano ha perso di 9, purtroppo, male, molto male, tra l'altro, col Real, facendo pochi punti nella ripresa, ma questo lo andremo poi a vedere. Torniamo al discorso di Serie A, diciamo una Bologna che ha visto riprendere la propria strada in maniera abbastanza imponente, battendo una Brindisi che, ricordiamo, ha perso Kelvin Martin, ha firmato Dominic Sutton, che a questo punto mi sembra che possa esordire direttamente con Reggio, tra una cosa e l'altra, gira e rigira, vabbè, che esordisce con Reggio, capita proprio perfetto. Perfetto. È un giocatore che comunque conosciamo perfettamente, se darà tanta intensità e se verrà gestito correttamente come carattere, non come questioni tecniche, sicuramente è un giocatore che in Serie A ha dimostrato di poter avere impatto, anche se è un giocatore un po' particolare. Cosa è successo anche nelle altre partite di Bologna? Abbiamo detto, batte Brindisi 99-87, Trento perde in casa con Roma 82-88, è tornato anche Aaron Kraft ma non è servito, c'è un po' di dissapore, qualche mugugno anche l'altro giorno da Trento, mi dicono che hanno anche osannato Buscaglia nel momento in cui... Sì. È finita la partita e lo hanno fatto anche sui social, per esempio anche di Basket Time, quindi sì, cosa? Non ho capito cosa hanno fatto. Hanno osannato Buscaglia a fronte di Brienza, che come sapete è l'allenatore di quest'anno di Trento, e anche sui social l'hanno fatto, sono dei tifosi di Trento a dire tenetevi stretto questo allenatore, perché quando va male poi si cerca di diffondere per dividere il problema. Questo risultato comunque, per noi è stato positivo. Assolutamente, infatti noi guardiamo al nostro lato, secondo me la vittoria di Roma potrebbe anche essere un aspetto positivo. Poi altri risultati, perché non tutti sono stati poi positivissimi, vince Sassari 86-80 con la Fortitudo, Bologna Fortitudo come sempre, io mi sbaglio, scrivo sempre Bologna ma questa è la Fortitudo, una partita comunque combattuta, che Bologna ha combattuto ad armi pari nel primo tempo, era avanti anche di 2 all'intervallo, di 2 di 3 all'intervallo, poi gran parziale di Sassari nel terzo quarto quarto, ma che non ha chiuso la partita, e Bologna è rimasta davvero lì fino alla fine con un grande Cassius Robertson, che è veramente un giocatore pescato non dal sommerso ma quasi, ma che sta facendo tante tante belle cose. Venezia perde in casa con Milano grazie alla tripla di Mitzov a pochi centesimi, pochi secondi dalla fine, di Reggio Trieste abbiamo ampiamente parlato, esordio a Varese per Riccardo Cervi, pochissimi minuti però Varese vince 103-87 contro una Pesaro che aveva chiuso a meno 2 all'intervallo, poi è crollata e adesso ci sono delle firme nuove di giocatori per Pesaro, perché sapete che si prova a cambiare qualcosa, ma insomma la situazione di Pesaro, Pietro, mi sembra abbastanza segnata. È presto, è chiaro che purtroppo per Pesaro, oltre al fatto che ci sono due retrocessioni e non una, e quindi questo ovviamente complica le cose, e c'è anche il fatto che le sue contendenti, almeno nel ranking iniziale di inizio anno, in realtà non sembrano essere tali, nel senso che comunque cosa avevano detto all'inizio? Pistoia, Roma, avevano detto ultima Pesaro, quindi non è che è chiaro, un conto è essere ultima con Pistoia a 2 punti o a 4 e Roma a 4 punti, un conto è essere ultimi con Pistoia a 8 e Roma a 14, cioè poi dopo chiaramente c'è Trieste che magari non te l'aspettavi così giù, però cioè, se dobbiamo guardare se devono guardare, diciamo così, a Trento, secondo me non fanno un granché bene, poi c'è Cantù che ha preso Ragland, poi Venezia che non ci, secondo me finisce un pochino più sulla stagione, sì, di adesso, insomma è presto per Pesaro ma non prestissimo, sì, esatto. Anche perché è lungo quest'anno il campionato, fai presto a vincerne, sì, metterne in fila 2 o 3 e ti ritrovi già lì, chiaro, però però è una squadra che forse è troppo giovane. Sì, cioè, troppe scommesse.
È una squadra giovanissima perché c'è cioè, Musso che è 96, Totteo 97, Buon 2000, Miaschi 2000, Pusiz, Drell c'è. Drell 2000, qualcosa, 2001, Pusiza 95, cioè, quindi sono tutti sì. ragazzi giovani. Buford l'americano, Barford adesso sì, no, è 96, quindi anche lui è un rookie. Quindi. In Serie A poi l'esperienza conta, quindi no, dispiace che non siano neanche riusciti a vincere una partita. Secondo me non hanno avuto un calendario molto facile, perché e poi hanno avuto anche parecchi infortuni, quindi non sono stati penalizzati. Però mi dispiace per Musso, perché comunque ci sentiamo sempre, quindi però lui stava facendo abbastanza bene, quindi speriamo che appunto riescano un po' a combattere per salvarsi, però non è facile perché appunto le contendenti, come avete detto, stanno facendo veramente bene, perché a inizio campionato la Fortitudo e Roma non si aspettavano Clef, in quella posizione, ma neanche la stessa Pistoia 8 punti, quindi è un campionato molto equilibrato e molto bello secondo me, perché ci sono partite veramente, veramente belle. E quindi un campionato tutto da scoprire ancora, perché è lungo, però non è troppo presto, perché comunque mancano soltanto 4 partite alla fine del girone di andata, quindi poi non lo sappiamo bene. Assolutamente sì. Varese, detto Cantù, esordio di Ragland, batte Treviso che era senza Jordan Parks, che però ha lottato fino alla fine. Pistoia batte 84-71 Cremona, che ha firmato in settimana Malachi Richardson, califfo clamoroso che viene dall'NBA, guardia ala. Un santo Sacchetti riuscirà a farlo rendere perfettamente anche lui, ce l'ha sempre fatta con tutti, quindi non vedo perché anche un giocatore del genere non debba rendere. Comunque Cremona, attenzione, perché è una squadra che da quando ha messo dentro Ethan Happ è cambiata veramente, veramente tantissimo. Bravo Mirko Zucchi, perché c'è anche Trento che sta vincendo 71-57 e ci contro... smentisce così, esatto, alla grande. Benissimo, dicevo, tripla doppia di esatto, tripla doppia di Kraft sicuramente. Andremo lì, scusate, no, me l'ero assolutamente persa. Siamo 51, anche perché è saltato il sito dell'Eurocup, quindi non possiamo neanche vedere i parziali. Ultima pausa e poi terza parte di Basket Time, con ancora tante domande a Leo, la prossima avversaria, poi daremo un'occhiata, come detto, anche un po' più in là, visto che questa è l'ultima puntata di Basket Time. Mille allergia. A noi i sogni piacciono reali e noi di Croce Verde ne abbiamo uno importante: raccogliere 400.000 euro per acquistare 4 nuove ambulanze. Fai la tua donazione a partire da 20 euro. Scopri come su croceverde.re.it. 400.000 euro per 4 nuove ambulanze. A noi i sogni piacciono reali. Solo anima naturale. Marzatro. A Scandiano l'autofficina Cigarini e Rivi è assistenza ufficiale Fiat e Lancia. Diagnosi computerizzata, elettrauto, revisione bombole a metano, servizio pneumatici e centro revisioni auto e moto sono i nostri servizi tecnici. In più autosalone in collaborazione con Fratelli Bonacini e gestione flotte aziendali. Autofficina Cigarini e Rivi, partner completo per i vostri veicoli. A Scandiano in via Padre Sacchi 40, 0522 98 20 39. info@cigarinierivi.it. La perdita dei capelli colpisce sia uomini che donne. Istituto Giglio, dal 1991 ha la soluzione giusta per te. Chiama il numero verde e prenota un check-up gratuito. Care amiche, il buongiorno si vede dai capelli. Autostile. La professionalità è questione di stile, fatto di soluzioni immediate e personalizzate, ispirate dalla nostra passione. Autostile, da 40 anni a Reggio Emilia. È concessionario Fiat e concessionario esclusivo Alfa Romeo. Vetture usate con garanzia, chilometri zero, officina con servizio revisioni e agenzia pratiche auto. Tutto questo è Autostile, il punto di riferimento Fiat Group a Reggio Emilia. Oggi
Ottica Davoli a Cavriago è la giusta armonia tra professionalità e cortesia. Le migliori marche di occhiali da sole, da vista e lenti a contatto. Il nostro laboratorio è attrezzato con le migliori tecnologie, come il Vision Office per le nuove lenti progressive Varilux 4D. Una visione oltre ogni limite. Siamo centro specializzato per il montaggio interno di lenti su misura. Ottica Davoli, in centro a Cavriago, in Via della Repubblica. Lunedì, chiusura completa. Stavamo facendo il Maurizio Buscaglia della situazione, stavamo parlando un po' di chi potrebbe partire in panchina, chi potrebbe cambiare ruolo, vabbè, stavamo facendo anche noi chiacchiere da bar. Prossima avversaria della Grissinbonne, l'Umana Reyer, campione d'Italia, sicuramente la squadra che più ha deluso fino adesso in questo campionato, ma attenzione perché di talento, come vedete, ne ha e tantissimo. Dovrà tenere fuori un giocatore, qui in questo elenco non c'è Andrew Gaudlock perché ancora non ha giocato, quindi non credo che esordirà domenica, anzi Udano praticamente ha giocato due partite penso in questo campionato ed era uno dei migliori lunghi della scorsa stagione. In questa parte di campionato si sta confermando un giocatore pazzesco, Mitchell Watt, che è sicuramente il più importante equilibratore di questa squadra, ma attenzione perché comunque il talento Venezia ce l'ha. Il quintetto, che è abbastanza standardizzato in queste ultime partite, Stone, Bramos, Chapel, Mazzola che parte da 4 e gioca anche una quindicina di minuti, e Watt da 5. Escono Filloi, De Nicolau, Tonut dalla panchina, Cerella per dare intensità, Widmar se gioca. Oh Leo, sono tanti, cioè sono i campioni d'Italia mica per niente. Ti sei fatto un'idea del motivo di questa grande difficoltà? Perché poi in Eurocup hanno fatto bene. Sì, sembrano un po'... Bravo, stavo per dirlo, noi due anni fa che in campionato fanno un po' fatica, invece in Eurocup fanno molto bene. No, è senza dubbio una squadra con tantissimo talento, e hanno un roster lunghissimo perché sono 14 giocatori veri, adesso leggevo tutti, e poi gli manca anche Gaudlo, quindi cioè, veramente sono una squadra veramente forte. E, hanno tante cose a cui fare attenzione, adesso questa settimana ci lavoreremo, non è facile, però è una partita interessante e stimolante. Non hanno mai vinto in trasferta. Speriamo che non vincano, che non sfatino questa cosa domenica prossima. Pietro, ti faccio una provocazione su Venezia. È arrivato il momento in cui il ciclo di Raffaele probabilmente sta finendo, o è solo un momento di un classico fisiologico passaggio di difficoltà di una stagione? È una bella... Perché sai, due scudetti sono comunque mancia piena, cioè, noi lo sappiamo bene, non è vero però. No, è una bella domanda, non lo so, secondo me hanno sbagliato il mercato quest'estate, e io infatti individuo, io li ho visti giocare, loro intanto comunque sono una squadra che vive sempre, l'ho già detto, un po' sull'orlo di una crisi di nervi, sempre, anche quando hanno vinto, non solo quando hanno perso, sempre lì per esplodere, sempre lì con qualche giocatore che è fra l'esaltato positivo e l'esaltato invece che in un circolo vizioso si arrotola su se stesso. Ecco, penso a Dei, per dire, no, che è un talento incredibile, però quando poi non è perfettamente a fuoco, magari qualcuno lo fa innervosire, non sempre riesce a incanalare la giusta energia positiva. Il mercato, secondo me, hanno sbagliato a prendere Chapel a conti ovviamente fatti, e l'altro aspetto che è stato fondamentale è che Widmar, era quel discorso, quella cosa che mi sono mangiato prima, Widmar è un po' un oggetto avulso dal sistema Venezia, cioè io... Quando soprattutto Watt ha saltato un paio di partite, aveva un problemino, poi una partita è stato espulso, e sono rimasti con Widmar, De Raffaele spesso è andato piccolo, cioè senza il numero 5, perché lì in mezzo lui fa veramente fatica. E quindi Chapel, Widmar, qualche problema fisico, qualche giocatore che sicuramente, come hai detto tu, Udano era
non so, uno dei migliori giocatori dello scorso campionato, cioè sì, nettamente Travellino quest'anno sicuramente non ha dato quello che ha dato l'anno scorso, e alla fine incredibilmente sono a 10, perché adesso Venezia a 10 è una cosa incredibile. Poi da un certo punto di vista sì, cioè, mi fanno quindi paura, perché chiaramente puoi anche dire che non ha mai vinto in trasferta, però cioè la potenzialità c'è tutta. Dimmi, Leo. No, niente. Ah, ok. Te no, dicevo domenica meno 50. Secco. Udano 20-20. Widmar 20-20. Widmar no, però è un giocatore che... Certo, No. Era una battuta. Però... Widmar è un giocatore... Sì, lo rinfaccia tutta la stagione. Widmar è un giocatore da playoff, che ha raggiunto un'esperienza tale per cui, secondo me, anche l'anno scorso si è capito, ha giochicchiato... Prendiamo noi Widmar, un messaggio adesso, ragazzi. Widmar è in una condizione che, secondo me, fino ad aprile non sceglie di allacciarsi le scarpe. Poi da aprile comincia a entrare in ritmo e il playoff l'anno scorso è stato decisivo. Perché? Perché è un giocatore che in questo momento, visti gli acciacchi, visti l'età, l'esperienza, si sta gestendo in questo modo. Un giocatore così grosso non è semplice avere un fisico di quelle tonnellate che ha. Non è semplice portarle in una carriera sempre, tutte le partite. Al palazzo, ecco, diciamo così, è complesso, anch'io l'ho visto un po' appannato, diciamo così. E vedremo comunque 18:30 domenica Eurosport Player, per chi non potesse seguirla, telecronaca su Basket Time, pagina Facebook e Teletricolore. Al palazzo, dai. Beh, ovviamente, beh, noi ci siamo, eh. No, anche perché di Carla Tricco, veniamo per quello. Ovviamente, per chi non potesse seguirla al palazzo, ci siamo e ci saremo anche per il post partita. Per andare in paradiso bisogna vedere l'inferno. Grande Leo, sei stato il motore della riscossa, DJ Joe al servizio della squadra, per me ha dimostrato di essere un grande, ci dice Aldo. È vero che Frosin ha detto che la società non avrebbe più sondato il mercato, ma DJ Joe per Rakim Sanders e Trevor Lacy. Rakim Sanders non so se l'avete visto recentemente, ragazzi, ma è grosso con quel tavolo lì, è davanti a Leo. È andato in D-Liga, hanno tagliato dopo 10 giorni. Era un 3 a Milano, poi è diventato un 4 anche lì a Milano, adesso un 6, quindi... No, è andato agli Rai Bay Hawks, penso abbia sia durato 10 giorni in G League. Trevor Lacy è in G League anche lui, chiaro che adesso attenzione, perché la G League, indipendentemente dal mercato, non ha più i contratti di 2 anni fa. Adesso un giocatore che vede arrivare su un'offerta dall'Europa non è che dice vengo in Europa subito perché prendo il triplo. I contratti minimi della G League sono aumentati molto, e questo è un tema a livello di mercato da tenere in considerazione. Quindi se ci accorgeremo di giocatori che non vogliono lasciare la Lega di Sviluppo dell'NBA, non è che sono pazzi, ma è cambiato qualcosa effettivamente. Loro ovviamente lo fanno per trattenere questi giocatori. Buonasera, curiosità per Candy, l'avversario più forte che tu abbia mai marcato in carriera, il compagno più squadra di compagno di squadra più forte in carriera. Grazie Matteo. Bella domanda. più forte che ho marcato, Matteo Dozic quest'anno. Annullato tra l'altro, diciamo. Beh, no. Insomma, quei 4-5 passaggi che hai fatto tu su lui non è che abbia fatto. Sì, no, sì, anche Kuric, che anche è quello Kuric. Di sicuro annullato. Ma non è più stato lui Kuric da quella sera. Cioè, è un giocatore andato in declino dopo quella sera. No, e invece il compagno di squadra più forte, oddio, non lo so. Poeta. No, perché hai detto beppe? Infante. No, non lo so, secondo me dico James White. Adesso se non diciamoglielo, sennò inizia sì. Sui social. Anzi, dopo posteremo la un video a James, attaccandolo. Sicuro, assolutamente. Leo, le differenze tra Menetti e Buscaglia. Le differenze? Sì. Domanda facile, vai. Esatto, non ti mette in difficoltà. Altra domanda? Cioè, le differenze tra Cagliardi e Buscaglia. Ma perché l'hai letta? No, allora, innanzitutto, quando sono venuto qua a Reggio, che era il mio primo anno, io venivo appunto da una realtà che era diversa come la Fortitudo, e ho trovato Max, quindi mi sono trovato molto bene, devo dire, con Max. Appunto perché anche era il mio primo anno che mi approcciavo con la Serie A, l'Eurocup, quindi è stato un allenatore che comunque mi ha fatto crescere tanto, e il primo anno per un giocatore
giovane come me, come ero, è comunque è importante avere un allenatore che comunque ti parla spesso, ti dà consigli e ti aiuta a crescere, quindi Max lo è stato sicuramente e mi sta facendo molto piacere che sta facendo molto bene a Treviso, che l'anno scorso ha vinto la Serie 2 e niente, quindi con Max mi sono trovato molto bene, con Buscaglia l'avevo già avuto qualche mese poco in nazionale Under 20 e niente, adesso lo sto conoscendo meglio perché lui sta conoscendo meglio me però no, mi sto trovando bene comunque. È un allenatore che comunque ti dà tanta fiducia e ti lascia giocare libero e tranquillo e questa è una cosa non da tutti, però complessivamente mi sto trovando bene. Spero di aver risposto. Assolutamente, anzi, più di quello che mi aspettassi. Spero di aver risposto bene. se battiamo Venezia e Brindisi andiamo anche a 16 alle Final 8. Grande Leo, ti sei sbloccato, adesso vola verso le Final 8. Domenica più minuti e Ventello. Ogni messaggio sta tra asticella. da 3 e Ventello. Sì, quando è che finisce la trasmissione? Alle 9:40, alle 40 e 20 finisce. Altri 2 giorni di trasmissione. Trascina la squadra insieme a Michè, gli altri vi seguiranno. Proprio a Sutton contro Reggio, che sfortuna, è vero, però insomma, riabbracceremo un giocatore che comunque è stato un bel protagonista degli ultimi anni. Da quest'estate io dico che dovevamo prendere Ragland e Sutton, sarebbero stati perfetti, rivederle ora in Italia in altre squadre è un colpo al cuore, non credo che fossero giocatori adatti per Reggio, anche perché a parte che Ragland aveva firmato al Darussa Faka e a cifre che Reggio probabilmente ci paga 2 squadre e quindi non poteva venire qua, poi l'hanno tagliato, sapete i problemi di Ragland, è inutile che ci giriamo intorno. Adesso torna Cantù, ha fatto una scommessa importante, riportarlo nell'ambiente, in uno dei due ambienti, Avellino e Cantù, dove lui si è trovato meglio, e secondo me è un investimento che si può fare, Pietro, cioè se io dovessi prendere un giocatore che sappiamo ha un talento enorme ma ha dei limiti esterni al campo, cerco di riportarlo in un contesto che possa abbracciarlo, quindi ci sta che vada a Cantù. Questo è il primo ragionamento. Il secondo ragionamento è che chiaramente qualsiasi squadra nella stagione cerca in solo una finestra temporale determinati giocatori perché ha bisogno e Cantù aveva bisogno di quel giocatore lì in quella finestra dove Ragland c'era, l'ha preso, cioè non, come facevamo a prenderlo noi, cioè dove lo mettevamo, no, nel senso che comunque anche ipotizzando un il fatto che Johnson Odom volessimo mai tagliarlo, sicuramente non è Ragland il giocatore che possiamo prendere al suo posto, ecco, quindi anche per proprio questioni tecniche, cioè lasciamo sì, stare per questioni tecniche basta, io dicevo, cioè, insieme a Michel non ce lo vedo Ragland sinceramente. No, neanch'io, assolutamente. E il tifoso che ti ha mandato prima il messaggio dell'attacco al ferro 2 anni dopo si ricorda la data, 10 aprile 2018. Questo vuol dire che è da un anno che non vieni qua, quindi abbiamo casino, caro Candy. No, è una cosa che andiamo avanti da un po', che diceva che non lo invitavamo. Ma. Ci chiedono anche, Leo, ti piacerebbe tornare a giocare stabile da playmaker? Beh, io mi sono sempre adattato nella mia pur giovane carriera, però mi sono sempre adattato, sempre chiesto quello che il coach mi chiedeva di fare, ecco, però il mio ruolo naturale è quello del playmaker, quindi mi piacerebbe. Sicuramente. Ti chiedono, Leo, che partita sarà il 5 di gennaio e te l'avevo chiesto anch'io. È una partita speciale perché comunque torno a Bologna da avversario per la prima volta, per me la Fortitudo è stata tutto quello che riguarda la mia infanzia e il mio sviluppo, quindi per me è sicuramente una partita molto emozionante, però sarà una partita importante, quindi non devo troppo pensare a quello che avviene all'esterno del campo, ma concentrarmi sul campo. Qui rivedrò tutti quelli che conosco, i miei amici, eccetera, quindi sicuramente sarà bellissimo e sarà una partita che mi ricorderò per sempre, quindi
Sarà una partita molto speciale. Non vedo l'ora di andare e di giocare, ecco. È arrivata adesso la domanda che chiuderà perfettamente la puntata, però te la tengo lì ancora un secondo. Leo, rimani umile e fai le tue cose. Reggio ti ama. Grazie. Forse non avete capito, ci dice il tifoso che ha scritto prima, di Ragland al posto di Mekel, Sutton al posto di Pardon. Per entrambi i casi non c'è paragone. Sì, c'è paragone di costo. Allora, Sutton al posto di Pardon, secondo me c'è un problema. Adesso chiamiamo il commercialista, ma secondo me sì, hanno primo, due secondo ingaggi. Secondo, hanno due ruoli diversi. Sono, sì, beh, ma anche se... Sì, però Sutton ha giocato spesso anche da 5, ma il problema è che Pardon è un rookie, è venuto per poco, diciamo così, e Sutton invece è un giocatore che ha fatto per tanto, cioè, è venuto, voglio dire, costa tantissimo e quindi non sono paragonabili. Mekel e Ragland invece, quello ci sta molto di più il confronto, per carità, e non credo che a inizio stagione, parliamo proprio nello specifico, non credo che a inizio stagione avessero lo stesso ingaggio, nel senso, certo, che Ragland secondo me viaggia a cifre molto superiori a quelle, no, di Mekel. Da Russo Faka si parla di cifre sui $700,000. Perfetto, quindi Mekel, ve lo dico io, non prende quelle cifre. E adesso che sicuramente Ragland sarà sceso a più miti consigli, non penso che a Cantù gli abbiano dato $700,000, no, esatto. Però onestamente, cioè, tagliare Mekel così anche perché adesso, dai, voglio dire, abbiamo capito l'importanza di Mekel, sì, in questa squadra, adesso via, fuori. Via, no, fuori, no, senza, no, neanche, fra virgolette, avergli... A Lancelotti col Napoli, hai vinto fuori. messo in condizione, no, perché chiaramente è un infortunio, secondo me è una cosa che non ci sta. Leo, ti dicono, Reina ha detto che sei forte, ma che in uno contro uno ti dà la paga. Ah, dice sicuro. Assicuro. Sì. Ok, e va poi... Bene. Ultima domanda, e ho detto la tengo alla fine perché voglio proprio vedere la tua faccia. Leo, e se in futuro ti chiamasse la Virtus? Oh, grande. Vabbè, cioè, grande. Se questa era scontata, potevi, vabbè, capito, potevi anche non farla. Però non hai risposto. No, la risposta è sicuramente no. Ah sì? Sì. Vai. Poi dopo, quando ci sarà, che sarò la Virtus dopo tutti, no, non ci sarà occasione. Cancelleremo la settimana di YouTube. No, sicuramente no. Sicuramente no. Cuore Virtus, cuore F Pro. Poi io sono di Bologna, sono nato lì a Bologna, o sei fortitudino o sei virtusino, quindi poi, cioè, per quello che ho fatto all'interno della Fortitudo non potrei mai andare alla Virtus, per quello che credo io e quello che mi hanno insegnato, per come sono cresciuto, quindi, quindi sicuramente un no, anche perché... Non grazie a me, però attraverso la mia squadra di giovanili è rinata la Fortitudo, quindi sarebbe come tradirla, ecco. Ti senti un rifondatore della Fortitudo? No, adesso dirò. No, rifondatore, è chiaro. No, sono stati anni in cui la Fortitudo era fallita e io facevo parte delle giovanili della Fortitudo, poi era fallita, appunto, eravamo rimasti un po' in mezzo, tra virgolette, alla strada e... Niente, noi abbiamo scelto di proseguire con Eagles allora, che era la società seguita dalla FOS e da tutti, e tramite il settore giovanile poi dopo abbiamo avuto la possibilità di riscriverci e di continuare, di far ritornare la Fortitudo a Bologna. Bella risposta, mi è piaciuta, cioè la mia bolognese, quindi mi è piaciuta molto. Grazie Leo, grazie mille per essere stato con noi, grazie per la simpatia, grazie per averci fatto passare un'ora e mezza in tua compagnia, grazie Pietro. Grazie Fermi. A voi. L'ho vista, maglia. Ah, oh, caspita. Per fermare la maglia a tutti. Leo, quest'anno mettiamo in palio a fine anno all'asta e daremo in beneficenza una maglia autografata da tutti i giocatori, quindi anche tu. Tutti i giocatori passi... e Fuca. Tutti i giocatori e Fuca, esatto. Io però io chiedo se me la puoi tenere. Sì, assolutamente. Te la tiro. Io sono un po' difficile sulla firma. Ah sì? Ho bisogno della maglia alzata. Alzati, Chierici. Vuoi che avevo anche Mirko Zucchi? No, perfetto. Ok, allora Leo Candi firma la maglia che, vi ripetiamo, verrà messa firmato verrà messa in palio, eccolo lì, fallo vedere Pietro, grazie mille. E a fine anno vi diremo poi tutto, insomma, lo ripetiamo, adesso la facciamo firmare davvero da tutti.
Grazie ancora Leo, grazie davvero per averci seguito. Questa era l'ultima puntata dell'anno di Basket Time. Speriamo davvero di avervi tenuto compagnia per il 2019, in una stagione che era iniziata la vecchia, un'annata che era iniziata con la stagione vecchia, sicuramente non facile neanche per noi. Adesso le cose sono decisamente più rilassate, ma speriamo di avervi permesso anche quest'anno di aver tenuto, di tenervi insomma compagnia per un'oretta e mezza al martedì sera, parlando di basket, anche e non solo sotto l'aspetto crudo e nudo, ma anche con un sorriso sulle labbra. Buon Natale, buon anno, davvero, noi ci risentiamo per le partite al Palazzetto, il 22 contro Venezia, poi ci risentiremo per la radio cronaca della gara di Brindisi il giorno di Santo Stefano, poi ci risentiremo al Palazzetto il 29 di dicembre per la gara contro la Virtus Roma e il 5 di gennaio dal Paladozza per l'ultima gara del girone di andata contro la Fortitudo. Basket Time torna il 7 di gennaio nella sua solita collocazione, comunque seguiteci su baskettime.it e sui social, perché lì non andremo assolutamente in ferie. Grazie davvero per averci seguito, buone feste ancora e alla prossima.